benvenuti alla parte 38 di Parliamo di Manga. Oggi un manga che è conosciuto, ma ne sono usciti pochi numeri. Voi mi direte, scusa, come fa a essere conosciuto se sono usciti pochi numeri? È vero, ma ha avuto la stessa sorte di One Punch Man, ovvero prima che uscisse in Italia One Punch Man era già conosciuto perché la gente aveva visto l'anime. E questo è successo uguale in questo. E io l'anime l'ho visto, l'ho cominciato a guardare da poco, quindi sono ancora indietro. I volumi, anche lì ne mancano tanti, non so di quanti volumi sarà formato, spero abbastanza, perché comunque è bello, mi piace. E sto parlando di Food Wars. Ok ragazzi, allora è vero, tanti Food Wars lo conoscono, madonna Food Wars, ormai l'ho letto negli anni 2000, per farvi capire che te l'ho letto, ormai l'ho conosco negli anni 2000, mi sono visto tutto l'anime, anche degli spoiler che ha fatto il disegnatore, vabbè. Vi voglio parlare di Food Wars perché io l'ho letto da poco e sì, sapevo che era bello, ma non sapevo la storia, non sapevo niente. Sì, sapevo che questo ragazzo va in un'accademia per studiare cucina, ok. Prima di dirvi tutto e di farvi vedere i volumi, vi volevo dire chi l'ha fatto, ovvero un certo Yuto Tsu. È un incubo per me sti nomi. Yuto Tsukuda e Shun Saeki. Allora, fatto dalla Goen, prezzo di 4,50€. Io questo volume, il primo volume di Food Wars, qui vabbè l'ho tolto, ma comunque l'ho pagato 1,95€. Perché cioè, era appena uscito, me l'ha fatto pagare 1,95€. Quindi non l'ho pagato 4,50€, gli altri sì, mi preoccupate. E adesso vi faccio vedere tutti i volumi e poi vi racconterò in breve o anche meno la storia. Primo volume, secondo volume, che zine, e terzo e ultimo volume usciti in Italia. Allora, in questo volume, proprio nel terzo, partiamo subito qui, poi torniamo un po' indietro nella storia. C'è un personaggio, anzi due personaggi, che vengono dall'Italia, ovvero vengono dalla Toscana. Lo dicono qui. E sono dei grandissimi cuochi. Sono dei ragazzini, delle medie, cioè, forse in prima superiore al massimo. Sono dei grandi chef dell'Italia, loro hanno valutato quei qua e di là, sono bravissimi. Solo loro usano le mezze lune per tagliare il cibo. Per esempio la lama a mezzaluna, sarà così, ecco. Solo loro utilizzano, quando l'hanno vista, quindi, oddio, ma che cos'è? Minchia, una mezzaluna, minchia, non la conoscono in Giappone, non conoscono una mezzaluna in Giappone. Vabbè, pensavo la conoscesse. Sono bravissimi, guarda. E si affronta con Soma, perché il protagonista è, oddio, questo qui, ma potevate immaginarlo, con i capelli rossi, con la fascia, che si chiama Soma, Yukihira. Sono quasi sicuro. Yukihira, c'è scritto come dire, sì. Sapete io per i nomi giapponesi. E niente, praticamente questo ragazzo, come vi ho detto, ha un ristorante di famiglia a menù fisso, lui e suo padre ci lavorano e in poche parole succedono delle cose, quindi qualcuno va a comprare il suo ristorante per creare altre cose, lui gli fa assaggiare una pietanza e dice se ti piace non ti fai più vedere, non rompi più le balle perché il ristorante è mio e di mio padre. Gli avevano distrutto tutto prima, gli avevano distrutto la carne che c'avevano, distrutto l'insegna e tutto. Lui vi prepara, non vi dico come cosa va a finire, ma non potete immaginare, e suo padre dopo un po' arriva, tranquillo, no, gli dice, stesso caso, no, no, niente. Poi dice, volevo chiudere il ristorante per 3 anni. Cioè, io ho fatto tutta sta roba per salvare il ristorante, eh? E tu mi dici che lo vuoi chiedere per 3 anni? E il padre dice sì, lo voglio chiedere per 3 anni perché mi hanno offerto un lavoro, un mio amico mi ha offerto un lavoro e non posso dirgli no. Ok, allora il padre parte per 3 anni per andare a lavorare da questa persona che poi è più di una persona, e il ragazzo, cioè il padre del ragazzo, lo manda in questa accademia. Il ragazzo va in questa accademia, non si aspettava un'accademia così, si aspettava un'accademia così, che ti insegnavano tipo a tagliare le cipolle, a tagliare i pomodori, le solite cose. Invece no, è un'accademia prestigiosa, la più prestigiosa del mondo, cioè del Giappone, ma tutti vengono anche da altri paesi stranieri dentro questa accademia per diventare super iper mega chef. E praticamente adesso non mi ricordo il numero esatto, ma avevano detto su 800 e passa studenti dell'anno precedente ne erano passati 76, mi pare 76.
cioè facendo un minimo di conto, cioè, è una roba impressionante, quelli bocciavano tutti così. E cosa succede? Vabbè, lui incontra la ragazza Zinnona, lei, anzi è lei che gli fa l'esame di entrata all'accademia, non vi dico come va perché dovete leggervelo. E poi si incontrano dopo, ho detto si incontrano dopo, può essere passato, può essere anche non passato l'esame. Si incontrano dopo, lui gli fa assaggiare, no, ho detto una cazzata. Lei non lo può proprio vedere, lui non lo può vedere perché lui è abbastanza sfacciato, cioè vedi cosa le dice, cose come stanno, non gliene frega niente, cioè tu sei importante, chi se ne frega, ti metto la mano sulla spalla, ti tratto come una persona normale e comunque è giusto, non è che tu sei, non so, perché sai fare una cosa allora sei più importante, no, e questo è giusto. Poi vabbè, lui fa sfide su sfide, conosce persone importanti, diciamo, perché in questa accademia, diciamo, c'è il preside, chi comanda, che è il nonno della ragazza, e 10 ragazze, 10 persone che sono tipo i chef migliori, con i migliori voti, quelli che comunque sanno fare meglio, che possono essere del primo, del secondo e del terzo anno, del primo mai, però del secondo e del terzo anno. E lui incontra, a parte lei, vabbè adesso lo spoilerò, lei che è la numero 10 di questo gruppo, e incontra il numero 7, che non è che lo sfida, il numero 7 gli dice dai fammi vedere quello che sai fare, e sono tutti, ecco, non posso dire proprio tutto, vabbè ve lo spoiler, non mi interessa niente, praticamente pareggiano, diciamo, ma perché il numero 7 non si è impegnato per niente, ha fatto un piatto così passabile e comunque era buonissimo, e pareggiano. E niente, ci sono altre cose, succede che c'è una ragazza che secondo me è fantastica, che sarà la ragazza con cui lui si sposerà. Ok, mi sono spinto un po' troppo oltre perché è una mia idea, ma all'inizio non pensavo, pensavo che si fidanzasse con la Zinnona. E però, pensandoci anche lei, con le treccine, secondo me lei, io ve lo dico adesso che sono usciti 3 volumi, secondo me si fidanza con lei, che non mi ricordo il nome, però si fidanza con lei. Cioè si sposa con lei poi alla fine, l'ho detto adesso, magari mi sbaglio, magari compare qualcuno più avanti, non lo so. E che succede? A un certo punto vengono mandati tutti in un posto dove praticamente viene pubblicizzato come luogo d'amicizia, dove tutti sono amici, vanno in giro così tenendosi per mano. Invece no, è un posto per, diciamo, eliminare gli chef che comunque non sono buoni, solo i migliori rimangono, quindi ci sono delle prove da superare e chi le supera comunque continua fino a non so quanto dura, fino adesso hanno fatto tipo 2 prove, 3 prove, non lo so, comunque continua. A un certo punto c'è una prova dove questa ragazza con le treccine non è in coppia con lui, perché all'inizio vengono messi loro due in coppia, Soma, per cui si chiama Soma, l'ho già detto, sì, e lei, vengono messi in coppia, lei all'inizio non voleva, oddio no, perché non sta in coppia con lui, poi alla fine dice che lui sa fare a cucinare e se ne sbatte i coglioni di tutto, sta in coppia con lui. In questa sfida ognuno è per sé, quindi ognuno deve cucinare per sé. E il giudice cosa fa? Prepara gli ingredienti, e ci sono anche degli ingredienti non proprio buoni, perché lui dice, il giudice ha pensato, beh, io metto tutti gli ingredienti, ci sono quelli buoni e quelli meno buoni, chi c'ha occhio e chi riesce a capire quelli meno buoni non li sceglie, sceglie quegli altri, devi avere comunque occhio tu a scegliere. La ragazza purtroppo sceglie tre dello stesso ingrediente che fanno cagare, li cucina e in qualche modo riesce a salvare il piatto. Il problema è che il piatto c'aveva una ricetta, doveva essere fatto in quel modo, e al professore non gli è andata giù, cioè la ricetta è quella, tu devi seguire quella ricetta. Il professore ha detto no, sei espulsa, così. Ma lui ne ha espulso uno anche solo vedendolo, gli ha detto tu con la cicatrice che era Soma, no, quello di fianco, tu sei espulso. Poi gli ha detto perché c'avevi un odore nei capelli, faceva schifo, vabbè. Però espellere una persona così, magari espelli sì uno che ha magari un odore strano, ha i capelli perché ha cucinato di qua e di là, però no, se è bravo, invece no, fuori, così. E lei l'ha espulsa e Soma chiaramente è intervenuto e gli ha detto a me non mi sembra giusto, perché
lei comunque ha fatto la ricetta, ha salvato una ricetta, comunque era partita male perché tu avevi dato degli ingredienti sbagliati, cioè sbagliati, non buoni. Litigano un attimo, poi Soma veramente, cioè prima fan finta di niente, finisce tutto lì, poi Soma dice, e allora, con la faccia da figo, anche se esiste anche questa regola dove io posso sfidarti al Food Wars, che praticamente il Food Wars ci si sfidano delle persone, ma ci devono essere tre regole fondamentali. Intanto ci vuole una posta in gioco uguale più o meno per tutti e due, poi devono esserci, deve essere d'accordo tutti e due, poi c'è un'altra cosa che adesso non mi viene, però Food Wars ti dice così, e allora si può ancora sfidare, ti posso sfidare ancora Food Wars, sta figo proprio. E lui lo guarda così e finisce in manca, cioè, e finisce veramente. Infatti mi fa incazzare perché è finito. Io quindi vi ho detto la fine del terzo, ma non vi ho... Oh, che cazzo è successo? Niente. Io non vi ho detto il resto, anche se vi ho detto parecchio. E niente, io come voto messo adesso, lo sapete che se i manga sono pochi faccio molta fatica a dare un voto perché ho paura che poi col passare del tempo possa diventare una schifezza. Però è partito bene, la storia ci sta, tiene, mi piace e devo ammettere che secondo me ne faranno anche molti di volumi perché lui è il primo anno, io penso che ci faccia vedere a noi il primo anno, il secondo anno, il terzo anno, poi quando si diploma e magari la vita dopo la scuola può essere così, anzi sicuramente sarà così. E non mi dispiace, voto dai, per adesso gli do un 8. Volevo dare un po' di più, però come vi ho detto è difficile perché con tre volumi è difficile. Quindi dai, voto 8, super consigliato, vi ho detto sì, chi l'ha fatto. E niente ragazzi, il video finisce qui, se vi è piaciuto un bel pollice in su, commentate qui sotto, lo sapete, lo spazio c'è sempre e bella a tutti.